Se domani, quando mi sveglio, apro il mio store di Shopify e vedo 0 dollari in vendite, ecco esattamente quello che farei per ripassare da zero a fare le prime vendite velocemente con uno store dropshipping in questo esatto momento. Ho investito infatti gli ultimi 7 giorni per farmi proprio questa domanda e all'interno di questo video ti faccio vedere i tool più freschi, nuovi in assoluto e le informazioni aggiornate in questo esatto momento per permetterti di passare da zero a fare le tue prime vendite velocemente con il dropshipping. Quindi partiamo da questo presupposto. Se devo ripartire oggi, lo faccio già con l'idea di non voler creare uno store che poi devo chiudere tra 2-3 giorni, ma costruire qualcosa a lungo termine, avere un'entrata costante nelle settimane, mesi e anni. Per questo motivo evitiamo prodottini scarsi che magari fanno 2-3 vendite e poi null'altro, andiamo su prodotti più strutturati. Ti spiego adesso andando sul mio computer come puoi fare esattamente questo. Quindi per trovare prodotti che rispecchiano appunto queste caratteristiche andiamo su qualcosa di diverso. Per la ricerca di oggi ti mostro myip.ms, che è una piattaforma che ci permette di vedere tutti gli store fatti su Shopify in ordine da quello più visto in assoluto. Quindi quando arrivi qui vai su website, World Website Database, e poi sull'IP Owner metti Shopify. E come vedi in questo momento andiamo a trovare tutti quelli che sono gli store più visti che sono stati creati con Shopify. Il primo chiaramente è Shopify e poi in ordine abbiamo tutti store diversi. E perché ha senso questa cosa? Perché ovviamente quelli che vedi qui sono tutti store multimilionari, molti di questi anche miliardari, e quello che possiamo fare, dato che vogliamo creare qualcosa a lungo termine, è andare anche magari nella terza, quarta, quinta pagina, dove sono comunque gli store migliori in assoluto fatti su Shopify, per trovare degli shop di nicchia da cui possiamo prendere spunto dei prodotti più vincenti. Quindi una volta che arrivi su uno store, quello che possiamo fare è andare a filtrare quelli che sono i best seller dello shop, e se non trovi subito questa collezione puoi incollare dopo il link.com questa esatta stringa di codice che ti permette di vedere tutti i best seller da quello che vende di più a quello che vende di meno dello store. Quello che poi vogliamo fare su questi siti, che ripeto questo è per esempio uno store tipo 170 nel mondo fatto con Shopify, quindi qualcosa che sicuramente sta generando risultati, poi andiamo a vedere quelli che sono i prodotti che vende, capiamo se sono cose che possiamo rivendere noi stessi. Ora in questo caso è un prodotto di abbigliamento, quindi siamo un po' limitati, però per farti capire la forza di quello che arriva dopo è questo. Innanzitutto ripeto, ora sappiamo che questo è uno degli store nel mondo fatto con Shopify che vende di più, poi sappiamo esattamente quali sono i best seller che vende, per esempio questo prodotto. Adesso vogliamo capire se possiamo venderlo noi stessi, sapendo che è un prodotto che genererà un sacco di soldi a questo store. Quello che facciamo è andare a salvare quella che è la nostra immagine, l'immagine principale del prodotto. Idealmente se trovi una foto pulita del prodotto, quindi magari una foto senza insomma una modella come in questo caso sarebbe meglio, però per ora scarichiamo questa foto. E poi andiamo su whosix.com. Questo praticamente ci permette di caricare una foto e trovare i fornitori che possono andare a rivendercelo, quindi uploadiamola qui. E praticamente questo sito fa una ricerca approfondita di piattaforme, nello specifico AliExpress, giusto per capire se è un prodotto appunto rivendibile, in modo da darci l'informazione se si trova il prodotto, lo puoi andare a rivendere. Come vedi qui abbiamo dei prodotti magari relativamente insomma simili, che però ad esempio questo è quasi identico, quindi sappiamo che il prodotto lo si può trovare da un supplier, da un fornitore, sappiamo che lo store è uno di quelli che fanno più numeri in assoluto su Shopify, possiamo ricostruire un brand parallelo a quello che già sta funzionando. Ora te l'ho mostrato su un prodotto di abbigliamento che è più complesso, lo puoi fare con qualunque nicchia e vedrai che ti trovi dei prodotti super validi, convalidati dal database di Shopify e poi che riesci a trovare e replicare tu stesso. Quindi trovato il prodotto, adesso ci serve un fornitore. Qui evitiamo AliExpress, cioè se dovessi, ripeto, ripartire io oggi da zero, andrei ad affidarmi in una piattaforma intermedia, senza cercare subito spedizioni di 1-2 giorni, perché credimi, ai clienti non serve questa cosa. Basta che li impari a gestire e basta che li dai delle spedizioni decenti. Per esempio 5-10 giorni, che sono una tempistica che CJ Dropshipping è una piattaforma che ti permette di avere, vanno benissimo. Quindi quello che farei è cercare il mio prodotto su CJ e lo vado ad importare sul mio store in modo da avere la connessione automatica. Ogni volta che un cliente mi fa un ordine, CJ lo prende e lo spedisce direttamente, così che io non devo occuparmi di nulla. Le cose importanti quando guardi il tuo prodotto anche sulle piattaforme sono costo, profitto, vendita e margine. Sui costi all'inizio io venderei un prodotto che mi costa massimo 10-12 dollari e posso vendere a 30-40, in modo da fare due cose: facilitare quelli che sono i costi per me, avere un margine di almeno per 2.5-3 e almeno 15-20 euro di margine puro, e inoltre vendere a un prezzo facile per i clienti. Devi capire che infatti maggiore è il prezzo a cui vendi un prodotto, più difficile è venderlo nella fase iniziale, perché è più difficile che troverai delle persone che così da zero ti danno 100 euro per un prodotto che non ti conoscono, non sanno chi sei, non sanno cos'è il tuo brand, rispetto a darti 29,99 per un prodotto che comunque ha una valenza e
un'efficacia reale, insomma, sul mercato. Adesso, per arrivare alla creazione dello store, un passaggio intermedio è questo, cioè se devo partire io oggi da zero e voglio fare risultati velocemente, in che mercato vado a vendere? Ora, voglio farti capire questa cosa. Per la strategia che utilizzerei e che ti faccio vedere tra poco in questo video, andrei ad utilizzare Instagram oppure organico. E quindi qui non si tratta più di spendere soldi in ads, se non altro non in piattaforme tipo Facebook o TikTok ads, ma andare a sfruttare i follower che hanno già delle persone, delle pagine all'interno di Instagram. Per cui qual è la lingua più parlata al mondo e quella su cui abbiamo più possibilità? La lingua inglese. Per cui per strutturare lo store che ti faccio vedere appunto in questo video, io andrei a fare tutto in lingua inglese, in modo tale che, come puoi ben capire, ci prendiamo un mercato praticamente massivo e infinito. Perché se ci concentriamo solo sul mercato, per esempio, francese, questa è la mole di persone che possiamo prendere. Se andiamo sul mercato inglese, già solo di base questa è la mole di persone a cui possiamo vendere. Quindi se avessi poco budget e vorrei fare la prima vendita velocemente, lo store andrei a costruire in inglese, concentrandomi su mercati che includono quindi Canada, Stati Uniti, UK come mercati specifici e poi tutti questi altri, comprendendo solo però quelli che parlano inglese. Quindi da un mercato iniziale di magari 10 milioni di persone, con questa modalità possiamo prenderne centinaia di milioni. Poi arriviamo alla creazione store. Qui semplifichiamo tutto in questo modo. Step numero uno, vai nel link che mostro qui sotto, arrivi a questa pagina ed è un link che ti posso offrire per avere il piano da un euro per il primo mese al posto di spenderne 30, così anche qui puoi risparmiare, puoi andare a creare il tuo store e iniziare a lavorarci. Una volta che sei dentro, ti consiglio di installare The Beautify. The Beautify è un tema gratuito, arrivi su TheBeautify.com, fai start free trial e non preoccuparti perché il free trial non è nulla che poi devi pagare. Come vedi c'è un piano totalmente gratis, free forever, di The Beautify che ti permette di avere uno store come questo. Questo è uno store demo di The Beautify stesso, insomma è un tema interessante con tante funzioni, tante cose in più che puoi aggiungere ed è, ripeto, un tema gratis. Lo vai ad installare quindi sul tuo store e poi dobbiamo costruire quello che è il sito. Qui ti faccio vedere un tool che è designs.ai. Questo è un tool che ti racchiude in dentro tutte quelle che sono i benefici principali dell'intelligenza artificiale. Quindi puoi andare a convertire testo in immagini, quindi se hai un'immagine che vuoi costruire per il tuo sito la metti qui e te la genera. Videomaker, quindi crea delle clip video. AI writer, quindi al posto di ChatGPT hai tutto in un posto solo. Puoi creare il logo, puoi fare design diversi, insomma un tool tutto in uno per facilitare quella che è la creazione del tuo store. E poi arriviamo a quella che è la cosa principale, che è la creazione della pagina di prodotto. Queste che vedi di fianco sono una un home page e una pagina prodotto appunto dello store. In home page, nonostante devi fare un lavoro decente, le persone si fermano sempre sulla pagina prodotto, arrivano a questa, si concentrano lì, per cui devi mettere full focus proprio su questa sezione, che è quella che stai vedendo qua sotto. E per fare questo la cosa su cui devi concentrarti di più in assoluto sono i contenuti. Infatti per creare una descrizione decente ti servono almeno 4-5 foto principali di scorrimento, quelle prime che quando il cliente arriva sul sito va a vedere. Poi 3-4 foto per la descrizione e 3 o 4 GIF. Cosa sono le GIF e come costruirle te lo faccio vedere facilmente. Quindi per molti contenuti invece di usare una semplice foto nella descrizione è bene far vedere qualcosa di visivo al tuo cliente. Quindi quello che facciamo è creare dei contenuti partendo da dei video fatti su TikTok e quindi fatti idealmente da una persona reale. Quello che facciamo è cercare il nostro prodotto. Adesso faccio Cat Toy giusto per prendere un prodotto a caso e cerchiamo magari una clip interessante del nostro prodotto, idealmente senza testi, così semplifichiamo un po' il lavoro. Ok, mettiamo caso che vendiamo questo prodotto, questo mi sembra un video fatto super bene. Quindi copiamo il link che troviamo qua sopra e poi lo scarichiamo usando Snaptic. Una volta che abbiamo il video andiamo su easygif.com, qui fai video to gif e carichi il tuo file. Quindi ora che abbiamo il file andiamo a fare crop video in modo da ritagliare il nostro video facendolo quadrato. Quindi andiamo a mettere due dimensioni uguali di larghezza e di altezza in modo che abbiamo la nostra selezione quadrata. Lo centriamo sul video che vogliamo e lo tagliamo così, quindi facciamo set e poi andiamo a crop video in modo che dal video verticale ce l'abbiamo quadrato. Poi qua sotto nuovamente andiamo su to gif, quindi lo trasformiamo adesso in gif. Questo dura 10 secondi, io direi di farlo durare sempre massimo 3/5, quindi una roba molto molto rapida. Quindi per esempio partiamo da qua, quindi su start time use current position e poi lo facciamo finire per esempio a 6 secondi qui, use current position, quindi da 1 a 6 secondi. Facciamo convert to gif e infine, dato che ora la clip pesa molto, 12 mega, andiamo su optimize e poi qua mettiamo un livello di compressione di 40. Facciamo optimize gif, in questo modo ci riduce molto quella che è la dimensione, non fa pesare troppo il nostro store e abbiamo la nostra gif da 5 mega, risparmiando più del 50% di peso appunto della gif, mantenendo la qualità. E come puoi capire, in 30 secondi abbiamo un contenuto di alto valore per la tua pagina prodotto. Rispetto a usare quindi una foto come questa, abbiamo una gif come questa che insomma noti subito la differenza e pensa tu stesso quale delle due secondo te converte, convince di più e piace al tuo cliente. Piccola parentesi, ti lascio qua sopra nelle schede poi del video il contenuto specifico sulla pagina prodotto e la creazione dello store che puoi recuperare tranquillamente per vedere step by
step bene come farlo. Ora ti do le informazioni però più importanti che applicherei io se dovessi partire da zero. Poi ci sono le applicazioni. Qui ti consiglio di installare tre app. La prima è BundleBear. Oltre a tutte quelle insomma base solite, BundleBear ti permette di creare dei bundle del tuo prodotto scontato. Questo è super forte perché se oggi vendi 10 prodotti a 30 euro fai 300. Se due di quei clienti gli offri uno sconto per comprarne più pezzi, converti sempre i 10 clienti, però magari fai 50 o 100 euro in più. E questo cambia veramente i risultati. La stessa cosa, oltre a farla sulla pagina prodotto, la puoi fare dopo usando Reconvert, che ti permette di creare nella pagina già dove il cliente ha acquistato un'ulteriore vendita. Quindi gli dici: ok, grazie, hai acquistato. Visto che hai acquistato, ti do un ulteriore sconto. Compra subito anche quest'altro prodotto, così puoi pagarlo molto molto meno. E infine, per aumentare proprio le conversioni dei tuoi clienti, se oggi porti 100 persone e due comprano sul tuo store, magari molte di queste si perdono sul sito e non comprano niente. Quindi con App Link e Sticky Cart puoi lasciare un tasto di acquisto al di sotto dello store che continua a seguire i clienti, in modo tale che anche se una persona si perde nel sito, scorre la descrizione, ha sempre il reminder di acquista ora per completare appunto quello che è il checkout. Ti fermo un secondo adesso perché devo dirti una cosa importante. In questo esatto momento sto cercando gli ultimi 5 studenti da affiancare nel mio percorso uno ad uno. Questo è un percorso privato dove tramite delle call appunto private andiamo a lavorare da zero alle fasi più avanzate, quindi a lanciare e scalare insieme uno store. Mentre ti parlo, qui di fianco ti faccio vedere alcuni dei risultati più recenti degli studenti, ed è un percorso dove utilizziamo un modello di e-commerce ibrido che ho costruito con i ragazzi del mio team. Troverai qua sotto in descrizione un modulo per poterti candidare, poi ti andiamo a contattare e ti spieghiamo tutto. Però appunto questo è uno step successivo. Se vuoi fare qualcosa al mio fianco, lavorare insieme a me con delle call, un supporto privato, questa è un'ottima soluzione che ti offro. Ti lascio, ripeto, il link qua sotto, manda la tua candidatura e poi ci sentiamo. Ok, adesso non ci resta quindi che andare al lancio, e questo per velocizzare le prime vendite e spendere anche poco budget, partiamo a farlo con Instagram. La strategia è quella infatti di cercare delle pagine di nicchia che possono pubblicizzare il nostro prodotto, e cerchiamo però delle pagine nuove e che stanno andando virali, in modo che costano poco e ci permettono di avere un riscontro massivo. Piccola parentesi, se ancora non mi segui, questo è il mio solo e unico profilo ufficiale, ci sono un sacco di fake, quindi stai attento, però seguimi su questo. Quello che facciamo è andare nella barra di ricerca e cercare degli hashtag, delle parole chiave relative a quello che stiamo vendendo. Facciamo adesso l'esempio di fitness, quindi quello che faccio è cercare la parola chiave, vado su quelli che sono i tag e poi cerco degli hashtag non giganteschi, ma qualcosa di magari un po' più ricercato. Quindi tipo 500.000 di post come l'hashtag fitness, magari un po' troppo, quindi vado su degli interessi più specifici. Per esempio fitness physique, fitness gear sono già interessanti. Fitness gear, se vendiamo questo prodotto, prendiamo come esempio che stiamo sponsorizzando, dobbiamo cercare delle pagine relative adesso. Pagine non influencer, perché per questa fase ci costano meno e ci possono dare un ritorno massivo se individuiamo la pagina giusta. Quindi quello che devi fare poi è andare a scorrere nei vari post, cercare un profilo, andare sulla sua pagina e guardare quelli che sono i follower. Per questa fase stai dai 100-200.000 follower in su, fino a massimo 500.000. Sembrano numeri giganti, però le pagine costano effettivamente poco. E poi quello che dobbiamo vedere sono due o tre cose. La prima è andare a verificare quelli che sono i post, capire quante visualizzazioni, quante interazioni fanno. Questa pagina ha 143.000 follower e se già solo i post neanche sponsorizzati, ma di base sulla nicchia fitness, hanno 500 like, un post sponsorizzato ne farà 20. Quindi le persone qui non sono attive, le andiamo a scartare subito. Però è una pagina settata bene, perché comunque ha una bio professionale, un logo fatto come si deve. Quindi qui andiamo a cliccare l'iconcina dell'omino e in teoria ci trova degli altri profili simili. E quello che facciamo quindi è continuare questa catena appunto di ricerca. Quello che vogliamo vedere sono pagine che magari hanno meno follower ma più interazione, quindi costeranno meno ma ci possono dare molto di più. Per esempio, come vedi, questa è una pagina da 78.000 follower e questi post fanno 6.500 like, che sono veramente tanti in proporzione al numero di follower. Ok, questo ha floppato perché ha fatto 589, 1.400, insomma bisogna controllarli bene. Adesso faccio un po' di ricerca e vedo se trovo una pagina veramente virale con un numero di follower accettabile. Ok, ci ho messo un po', però ho trovato una pagina perfetta per quello che ci serve. Questa è una pagina che, come vedi, ha dei numeri, dei like ottimali rispetto al numero di follower che ha. Questo vuol dire che è super attiva e che magari ci chiede anche poco. Adesso andrò a mandare delle richieste io stesso per vedere un po' i riscontri, quello che ci chiedono, e ti faccio vedere anche le risposte. Comunque lo script di base è questo, quindi andiamo a chiedere una promo, una sponsorizzata appunto sul loro profilo per 24 ore, sia di post, sia di link in bio e sia di storia, per massimizzare le probabilità di poter fare dei risultati. Una volta arrivato qui, un'altra cosa che puoi fare, tempo permettendo, è quello di lavorare sempre con la strategia di Instagram come strategia principale e poi in parallelo anche con l'organico. Per l'organico quello che dovresti fare è comprare il tuo prodotto, fare video su video e cercare di andare virale. Oppure se vuoi provare un po' di viralità a costo e effort praticamente nullo, non è la cosa migliore, ma quello che puoi fare è usare
utilizzare questa strategia, quindi andare a cercare i video del tuo prodotto già su TikTok, scaricarli utilizzando SnapTik, poi ricaricarli e cancellare i metadati usando questo sito, e questo ti permette di non far vedere a TikTok che quando ricarichi il tuo video era un video già presente sulla piattaforma, altrimenti non te lo spinge. Poi quello che puoi fare è modificare il video su CapCut, mettere dei testi diversi, cercare però di creare un'unicità di contenuti, quindi che siano correlati uno all'altro, e poi postarli su TikTok, uno o due video al giorno in questo modo. Metti caso che anche solo così un video ti fa 100.000 visualizzazioni, sono visite e vendite in più che puoi fare sul tuo store. E se questa cosa ti costa 10, 15, mezz'ora in più al giorno, se stai facendo zero risultati, vale la pena di provarlo. Quindi arrivato a questo punto devi solamente lanciare. E visto che testiamo molti store a settimana, ho messo in pratica quello che ti ho spiegato all'interno di questo video per farti vedere che poi le parole si trasformano in risultati e infatti. E quello che vedi è proprio la prima vendita che cito all'interno di questo video fatta con questa strategia, con uno store che siamo andati ad avviare, esattamente seguendo le stesse informazioni dalla ricerca prodotto alla creazione store e poi la strategia di lancio con Instagram per generare i primi risultati. Questo è tutto quello che ti serve quindi per lanciare. Io spero veramente che questo video ti sia piaciuto. Se così è stato, ti invito a lasciarmi un bel mi piace. E adesso, se vuoi vedere anche una sfida reale dove metto in pratica e cerco di arrivare a un numero più alto col drop partendo da zero, ti ho preparato questo video, quindi clicca e ci vediamo qui.